Cerchi un sistema unico flessibile per riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria? Nel video ti illustro le caratteristiche principali del Panasonic Aquarea EcoFlex, con una serie di caratteristiche che lo rendono veramente unico. Se sei interessato ai contenuti di questo canale, ti invito ad iscriverti e cliccare sulla campanellina per non perdere i prossimi video. Il sistema Aquarea EcoFlex presenta le seguenti caratteristiche. È una pompa di calore con gas R32 di tipo split, costituita da tre elementi. Una unità esterna collegata all'unità interna con tubazioni frigorifere da 6,35 e da 12,70 mm per una lunghezza massima totale di 35 metri e un dislivello di 30 metri. Una unità interna tipo aria-acqua con le seguenti caratteristiche: un accumulo di acqua calda sanitaria da 180 litri netti, un modulo idronico costituito da un circolatore di riscaldamento che varia la velocità in base al delta T tra la mandata e il ritorno dell'impianto, oppure a portata fissa con una portata di 40 litri al minuto con una prevalenza di 65 kPa o, se volete, 6,5 metri di colonna d'acqua. Un vaso di espansione da 10 litri, una valvola di sicurezza da 3 bar sul riscaldamento ed una valvola di sicurezza da 8 bar sul sanitario. Inoltre abbiamo un filtro magnetico, la resistenza di backup e un flussometro. A completamento del sistema abbiamo inoltre una unità interna canalizzabile aria-aria collegata all'unità esterna con tubazioni frigorifere. Inoltre di serie sono presenti la sonda esterna che consente di variare la temperatura di mandata all'impianto in funzione delle reali condizioni ambientali esterne, aumentando quindi il risparmio di energia elettrica. La gestione on-off di un eventuale generatore di backup, per esempio una caldaia o una resistenza elettrica. Il controllo remoto che può far funzionare da termostato ambiente, il sistema di gestione di un'eventuale valvola a due vie per sezionare circuiti in modalità riscaldamento o raffrescamento, un sistema di gestione del circolatore sul secondario, dei moduli integrati per il collegamento allo smart cloud che consente la gestione da remoto di tutto il sistema, controllare il consumo energetico ed inviare notifiche di errori o blocchi al manutentore. Inoltre, con una scheda opzionale è possibile gestire due circuiti miscelati, quindi due miscelatrici e due circolatori abbinati ed eventualmente un terzo per il riscaldamento della piscina, gestire la temperatura dell'accumulo inerziale, gestire il circolatore e la sonda di temperatura dei pannelli solari termici. Quindi le 5 caratteristiche distintive di questo prodotto sono: il recupero di calore di condensazione in fase di raffrescamento, quindi anziché dissipare il calore dall'unità esterna viene recuperato per scaldare l'acqua calda sanitaria, il doppio riscaldamento e quindi sono possibili due seguenti combinazioni di funzionamento: riscaldamento dell'aria o riscaldamento idronico e la produzione dell'acqua calda sanitaria contemporaneamente. Per esempio posso utilizzare l'impianto radiante in inverno, inoltrato, mentre nella mezza stagione utilizzo l'impianto canalizzato d'aria, oppure ancora, per velocizzare la messa a regime dell'impianto posso utilizzare entrambi i sistemi, aria e acqua. Riscaldamento non stop, anche in fase di sbrinamento è possibile riscaldare casa con il canalizzato senza interruzione del servizio di riscaldamento. In questo caso viene prelevato calore dal serbatoio per sbrinare e riscaldare simultaneamente. L'unità interna è dotata di un sistema che Panasonic chiama Nano AX, che producendo dei radicali ossidrilici inibiscono lo sviluppo di determinati batteri, muffi, odori, migliorando di fatto la qualità dell'aria. Inoltre presenta una modalità silenziosa dell'unità esterna per il funzionamento durante le ore notturne. Vediamo qualche dato tecnico. In modalità aria-acqua e quindi con riscaldamento pavimento, per esempio, la potenza dell'unità esterna è in riscaldamento pari a 8 kW, quindi con temperatura dell'aria esterna a 7 gradi e temperatura di mandata all'impianto di 35 gradi. Il COP è 4,21. A meno 7 gradi di temperatura esterna la potenza resa è di 5,6 kW con un COP di 2,84. La temperatura massima di mandata è di 55 gradi che aumenta a 65 con le resistenze. In modalità aria-aria e quindi con il canalizzato abbiamo una resa in riscaldamento di 7,10 kW e anche in raffrescamento è di 7,10 kW e qui vedete i rispettivi indici di efficienza. Inoltre ha una capacità di recupero calore massima di 16,1 kW, quando è attivo il condizionamento chiaramente, che ci consente di produrre acqua calda sanitaria a 55 gradi con un COP di 5,11. Quindi molta potenza che in estate ci consente di scaldare l'acqua in poco tempo.
Siamo arrivati alla fine e spero che il video ti sia piaciuto. Ti invito ad iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina per non perderti i prossimi video. Un caro saluto.